si continua con questa strada, ragazzi. Raga, post partita. Ehi, bella gente! Pietro Spataro è qua presente. Oggi post partita di Juventus Nantes 0-3. La partita perfetta di Angel Di Maria è stata. Tripletta ha fatto. E si è portato addirittura a casa il pallone. Ok, al quinto minuto del primo tempo. Ma che gol ha fatto Di Maria? Che gol ha fatto Di Maria? L'ha messa sotto al 7! Quel tiro da fuori area per giunta. Un eurogol si è inventato Di Maria, che è valso il vantaggio della Juve. Poi il 2-0 di Di Maria su calcio di rigore e su un episodio del rigore. Ok, parliamo dell'espulsione. Certo. L'espulsione per me è stata esagerata, diciamocela tutta. Ma una cosa, caro allenatore del Nantes, carissimo mio, invece di parlare prima se la Juve esce con il Nantes farà una figuraccia epocale, intanto pensa a non parlare prima, devi parlare a fine partita. Te lo dico da professionista. Sapete bene che io simpatizzo Francia, guarda. Come non posso non amare la Juve, ovviamente, è ovvio. Ho visto molti tifosi del Nantes incitare la propria squadra. Un applauso ai tifosi francesi voglio fare, che sostengono la propria squadra. Il 2-0 di Di Maria su calcio di rigore, bello è stato, spiazzato la fonte. Un primo tempo, che dire. Sull'espulsione, la partita era già finita lì, sull'espulsione del difensore Palois, come si chiama. Era già finita lì la partita, al 26° minuto del primo tempo per me era già qualificata la Juve. Ero tranquillo. Poi nel secondo tempo, partita gestita in maniera molto tranquilla. Poi Di Maria trova la tripletta sulla Goal Line Technology. Complimentissimi ad Angel di Maria. Oh, chiedete scusa a Elfideo. Chiedete scusa a Elfideo. Sì, quelli che dicevano, la pensione. Certo, sì. E intanto la Juve vola agli ottavi di Europa League. Andiamo così, ragazzi. Che questa Europa League è pur sempre una competizione europea. Raga, spero che il mio video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e iscrizione al canale se siete nuovi. Se siete già iscritti, cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Domani ci sono i sorteggi di Europa League e vediamo chi becchiamo. Ciao e al prossimo video. E sempre fino alla fine. Vamos, Juve! Alla prossima!